Repico un attimo. Innanzitutto apprezzo moltissimo diciamo, il tono e l'approccio al problema, perché effettivamente è un problema di una certa consistenza, perché 52 probabilmente, siccome ne abbiamo altri 70 depositati qua, probabilmente ci saranno altri 20. Ma sicuramente è un blocco, tutto un blocco del primo accertamento, secondo me. Il blocco del primo accertamento è andato tutto un blocco, probabilmente. Ragazzi, perché anche il discorso dei bollettini, ciò? No, poi lo spiego. Io devo dire, insomma, è legato anche, non è che dobbiamo stare qui, poi la società si assume le sue responsabilità, anche se c'è un costo, è disponibile anche a pagare il costo, ok? Quindi, però, io non posso liberarmi con questa formuletta, perché lei, consigliere, è stato assessore, lo sa meglio di me, che non è un lavoro facile. Allora, posso dire questo, che a mio, questa è la mia discorso, l'operato che faccio, non è che lo devo fare perché sono bravo, no, certe cose non sono prevedibili, però io nei rapporti tra, questo dobbiamo dire, nei rapporti tra il nostro ufficio e la società esterna, bisogna, c'è stato necessario intervenire alcune volte. Quindi, in un primo tempo, per esempio, si usava andare là, prendere i pacchi degli accertamenti, portarli in comune e poi magari non si sapeva dove erano stati collocati. Allora, lì io sono intervenuto e ho chiesto che chiunque fosse stato incaricato di ritirare gli avvisi di accertamento, dico, fai firmare per ricevuta il numero degli accertamenti. E quindi abbiamo iniziato lì un certo tipo di discorso. L'altro tipo di discorso che mi viene dopo a seguito di questo episodio è quello che io ho chiesto alla società di scambiarsi non più per telefono, mandami questo, mandami come, ma con delle mail, in modo tale che rimane una traccia sia della richiesta, e che poi la richiesta non deve avvenire quando farò il ruolo, chiedo. La richiesta deve avvenire ogni mese. Altrettanto dall'ufficio devono rispondere con una mail, in modo tale che si capisce bene se almeno uno non ha la compatibilità psicologica o personale con la carta, rimane lì. Quindi degli accorgimenti si prendono. Ora, per quanto riguarda il numero, io, anche noi abbiamo cercato di capire all'inizio. Vi devo dire che non era il numero, il fenomeno, insomma, non era subito ben identificato, perché in un primo momento abbiamo avuto la sensazione che questi errori derivassero da un bollettino postale e, non è per dire, abbiamo controllato, perché qui devo dire che fanno anche un lavoro, lo sai benissimo, un lavoro certosino, però l'errore è umano. Poi ci sono questi bollettini che l'ente posti ci manda, perché dice qua, originale smarrito, quindi ce ne sono una decina che sono attribuibili a questa causa, cioè l'ente posta che ha smarrito l'originale, che sarebbe questo, è impossibile attribuirlo a un contribuente, quindi questi 10 bollettini smarriti, se non vengono rinvenuti, sono 10 contribuenti che magari non si riesce a identificare, gli eroverà la cartella, magari a pagare. Quindi all'inizio sembrava che fossero tutti casi di questo genere, invece no, cioè invece abbiamo trovato che insomma, è un lavoro che richiede attenzione, è un lavoro che si cerca di perfezionare con la collaborazione di tutti. Se mi è consentito una chiosa finale, senza nessuna polemica, io voglio assolutamente dire questo. Noi come amministrazione chiaramente ci sentiamo responsabili di questo errore. È un errore che deriva anche dal fatto che in questo particolare caso, evidentemente, non abbiamo messo in campo tutte quelle che potevano essere quelle contromosse che avrebbero potuto probabilmente limitare
limitare l'errore. Il sistema stiamo cercando di affinarlo, quindi contiamo in futuro di non avere, come anche diceva l'assessore, di non avere più queste sviste madornali, perché di questo si tratta, non si deve temere di dirlo. Io mi scuso con i cittadini personalmente, proprio perché devo dire che quando ero dall'altra parte, ero all'opposizione, ho fatto una grossa critica alla passata amministrazione, che altrettanto aveva mandato delle cartelle, diciamo, in maniera un po', diciamo, bizzarra, no? Almeno quanto le nostre, e mi ero speso con parole anche importanti contro l'operato della passata amministrazione. Quindi faccio mea culpa, è un errore nostro, dell'amministrazione, non certamente di un ufficio o di un collaboratore esterno, è un errore nostro. Noi avevamo dovuto in qualche modo eliminare quelle che erano queste criticità. Non ci siamo ancora riusciti, cercheremo di migliorare. Per quanto, se mi si consente anche di spendere due parole sulla dottoressa Daniela Spurio, abbiamo tentato, devo dire, a più riprese e in più modi di stabilizzarla, sia come un comune di Monza Paolo del Tronto, sia come Unione dei Comuni Vicenti. Purtroppo non ce n'era non c'era la possibilità da un punto di vista legale. Il segretario che è qui presente sa quante volte abbiamo chiesto la possibilità di far sì che la dottoressa Spurio, che è assolutamente persona squisita e collaborativa, eccellente sotto ogni punto di vista, purtroppo non ci siamo riusciti. La legge è legge per tutti, e quindi dopo questo periodo di 36 mesi che ha avuto la possibilità di collaborare in maniera molto efficiente con il nostro comune, ha visto interrompersi un rapporto nostro malgrado, che speriamo però in futuro, mai dire mai, possa anche avere un seguito. Ok, grazie sindaco. Sindaco, il bizzarro non mi è piaciuto, il vecchio, ma il bizzarro non mi è piaciuto. Il bizzarro non mi è piaciuto perché effetto, gli accertamenti erano dovuti, perché si faceva pagare chi non aveva pagato, che è cosa ben diversa. Quindi no, anche allora arrivano delle cartelle, no, non erano sbagliate allora. Beh, posso dire tranquillamente che erano sbagliate, perché arrivò anche nella mia famiglia a una persona 83enne all'epoca, quindi vi posso garantire che anche loro arrivavano dei cartelli, ma non è questo il problema. Il problema è che noi oggi chiediamo scusa di questo disguido ai nostri concittadini. Contribuenti che dobbiamo pagare. Assolutamente. Diversi. Ok, chiudiamo il punto, ringraziamo. Prego. Posso intervenire? Intervento che riguarda sia il, diciamo, quello che andiamo a votare stasera come assestamento di bilancio, sia come discorso di metà mandato della nostra amministrazione. Signor Presidente, signori consiglieri, siamo ormai giunti al giro di boa di questo quinquennio amministrativo. Non possiamo esimerci dal fare in questa sede alcune considerazioni su questa esperienza, che già ci sta portando dritti alle prossime elezioni amministrative. Esprimo a nome di tutto il gruppo consigliare lo stupore nel constatare che a distanza di 2 anni e mezzo dall'insediamento di questo gruppo dirigente ci sia stato effettivamente un cambio di rotta per quello che riguarda le sorti del nostro territorio. Uno scarto più che mai evidente rispetto alle precedenti amministrazioni, così come annunciato nei proclami faraonici e altisonanti della campagna elettorale. Campagna peraltro mai definitivamente conclusa con la vittoria alle elezioni, ma che si protrae in ogni assise pubblica dove si debba gioco forza per perorare la causa degli amministratori in carica. Uno scarto, dicevamo, rispetto alle passate amministrazioni che si sono succedute a Monzampolo, un deciso cambio di passo, un rallentamento generale di quello che normalmente e mediamente produce un gruppo dirigente, una decisa e drammatica involuzione che sta proiettando oggi più che mai il nostro territorio nel dimenticatoio e nell'assoluto anonimato rispetto alle altre realtà locali della vallata. Il cammino che con dolore registriamo dal maggio 2014 sino ad oggi è fatto essenzialmente da 2 componenti, scelte politiche che si sono rivelate completamente sbagliate e inerzia rispetto alle possibilità di crescita e investimento che riguardano il nostro territorio.
le scelte, in primis quella di voler far parte dell'unione dei comuni più eterogenee che si potesse immaginare, con evidenti ricadute per quanto riguarda i servizi al cittadino e con nessun risparmio rispetto ai costi della macchina amministrativa. Che ai costi della politica i nostri amministratori non badassero più di tanto, ce ne eravamo accorti sin dal primo consiglio comunale, quando alla nostra proposta di rinuncia al gettone di presenza e al taglio di una parte dell'indennità degli assessori del sindaco, tutta la maggioranza ha risposto con sdegno che la cosa non era fattibile, in quanto non si portava rispetto ai cittadini che le avevano votati. Mai si era sentita una palla di siffatte dimensioni. In secundis poi la scelta, senza precedenti, di isolarsi completamente dal mondo circostante. Arroccati sui vostri scranni dorati, signori consiglieri di maggioranza, avete scavato un solco sempre più profondo tra cittadini e amministrazione. Scarsa presenza sul territorio, trasparenza sugli atti amministrativi alquanto discutibile, completo disinteresse per le problematiche dei cittadini, testimoniate inequivocabilmente dal vostro inspiegabile rifiuto rispetto alle proposte concrete dell'opposizione. Le stesse richieste che i poveri cittadini facevano alla maggioranza prima e inascoltati poi a nome della minoranza. Qualche esempio? La questione della raccolta differenziata per i condomini, problematica ancora ben lungi dall'essere risolta. Scarsa trasparenza quando veniamo a sapere che all'ultimo secondo Gonzampolo vende la propria quota di partecipazione alla società del gas, quando per trovare una delibera aggiornata bisogna aspettare mesi, quando per fornire una semplice copia fotostatica di un intervento presso la chiesa di San Mauro si va ben oltre i termini di consegna previsti dalla normativa vigente. Parliamo ancora di scelte scellerate che fanno il paio con la distanza siderale dal cittadino. La volontà di dare in appalto esterno alla gestione della pubblica illuminazione, sbagliata sia negli intenti che nelle cifre. Laddove noi consiglieri di opposizione abbiamo depositato in questo consiglio comunale atti scritti che demoliscono quella delibera che con incompetenza, supponenza e prepotenza avete presentato ai nostri occhi e a quelli degli ignari cittadini. Parliamo di distanza siderale dal cittadino quando si pensa di costruire una rotatoria in via Colombo, quando i marciapiedi del tratto centrale di via Salaria sembrano quelli di una città bombardata del Medio Oriente, con buona pace di cittadini e commercianti che di fronte all'evidenza non sanno più a quale santo votarsi. Distanza abissale quando, ed è cronaca di questi giorni, i cittadini si vedono recapitare dai Equitalia e dal comune stesso cartelle di pagamento per imposta municipale propria, le quali sono da annullare per un buon 70%, in quanto inviate senza verifica preventiva del pagamento effettuato dal cittadino. Come si devono difendere i poveri cittadini da un'amministrazione che è tiranna e vessatoria, che invece di vigilare non fa altro che sparare nel mucchio, senza verificare i presupposti di un avvenuto pagamento? Eppure, ricordo, sedute ai banchi dell'opposizione, così come il sottoscritto, l'attuale sindaco, che inveiva con veemenza contro la loro amministrazione Tacconi, che aveva messo in atto degli accertamenti sulle imposte non pagate dai cittadini, ma che erano dovute all'ente. Cosa da dirci o da raccontarci oggi che la maggior parte delle cartelle sono da annullare? E l'hai già fatto, bravissimo. Un po' scarso però. Quei discorsi populistici... Sì, da quel che si può, ci viene facile. Quei discorsi populistici e qualunquistici non hanno più valore oggi? Cosa risponde l'assessore al bilancio? Per non parlare della farsa del risparmio finto sulla tassa rifiuti dovuta al nuovo sistema di raccolta differenziata. Risparmio inesistente e da noi rilevato e denunciato in consiglio comunale. Avete avuto persino la spocchia di sprecare un foglio inserito insieme all'avviso di pagamento per scrivere grazie a Gonzampolo, quando anche una talpa sapeva leggere che il piano finanziario di vicino ambiente era invariato negli ultimi 3 anni, salvo poi negare tutto, anche l'evidenza, e scoprire che Gonzampolo è quello con la tariffa di immondizia più alta di tutti i comuni del Piceno, come rilevato da un articolo del Corriere Adriatico. Ma voi amministratori, dove eravate? Mi è piaciuto tanto dire. No, prego, ci mancherebbe. Io dico, col mio assessore posso dire, non sto ridendo di lei, ci mancherebbe. Non sto ridendo di lei. Guardavo la faccia dell'assessore e ridevo della sua faccia. Prego, consigliere, prego. In uno dei miei interventi parlavo con rammarico di ipoteca sul futuro e sulla speranza di un cambio di rotta. Ad oggi tutto è mutato. Finita la disamina parziale delle scelte sbagliate, parliamo per un attimo dell'inerzia di questa amministrazione. Nessun bando vinto per assegnazione di fondi esterni per opere pubbliche nel nostro territorio. Zero tondo sino ad oggi.
andiamo avanti solo con fondi propri dell'ente e col tesoretto derivante dalla vendita delle quote della società del gas. Cosa faremo quando avremo dilapidato pure quei danari, danari che sono dei cittadini che hanno pagato la fornitura del gas e che hanno contribuito agli utili che percepivano i comuni associati? A proposito di sperpero, di soldi dei cittadini, rimaniamo ancora in attesa che ci venga illustrato il progetto per la grande opera costituita dalla rotonda di Via Colombo. Abbiamo già stabilito le parcelle per i professionisti, ma la progettualità langue. Ciò che non langue, e concludo, è lo sport da lei praticato con passione in tutte le sedute di consiglio, denigrare le precedenti amministrazioni per far sembrare straordinario quella che è l'ordinaria amministrazione. Ciò che ci fa specie, anche in questo caso, è l'inerzia che domina in questo quadretto familiare di fine Ottocento, l'inerzia dei suoi due assessori più votati dal popolo, guarda il caso gli unici che provengono dalle sue vituperate precedenti amministrazioni e quelli che rappresentano loro, da soli, un terzo del suo elettorato. Faccia due conti anche con una piccola macchinetta e si renderà conto che forse farebbe meglio portare a casa qualche risultato in più e qualche proclamo in meno. La metafora che mi sovviene pensando a lei, che parla male del passato e non pensa al presente, al terribile presente, è quella di un ragazzone che fa lo spavaldo andando in giro a far bella mostra della Ferrari che fieramente conduce, dimenticando che la fuoriserie non è di sua proprietà. Del resto capiamo benissimo che comincia il periodo di stanca del suo mandato. Speriamo che il crepuscolo del tramonto di questo quinquennio amministrativo non consolidi e acuisca le criticità del nostro territorio, che si sono manifestate con rammarico in questa prima metà di legislatura. E questa volta è andata bene. Gradirei che non mi vedessi in pace. No, 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 è veramente scandaloso. Assolutamente. È veramente scandaloso e veramente poco anche per il rispetto. Anche per il rispetto. Per il rispetto. Io rido con ironia. Io rido con ironia. A me non c'è ironia. Delle sciocchezze che ho appena sentito sono talmente Le offese non stanno bene. Bisogna distinguere tra quella che è l'assise pubblica e il ruolo istituzionale che rivestiamo e quello che è il discorso che possiamo fare andare.